Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono DaniCuro94 del Crash Bandicoot Zone. Abbiamo tante cose da dire e tante cose da metabolizzare e direi di partire subito, visto che comunque anche i siti di informazione videoludica ne hanno già parlato. Ne ho già parlato anche io sul sito del Crash Bandicoot Zone, ne ho già parlato sul forum, su Telegram, un po' ovunque. Crash Team Rumble vedrà il suo ultimo aggiornamento il 4 marzo 2024. Quindi quando sarà uscito questo video avremo già ottenuto l'ultimo aggiornamento. Di seguito ecco infatti il messaggio che appare nel menu di Crash Team Rumble. Il 4 marzo 2024 arriverà l'ultimo aggiornamento dei contenuti per Crash Team Rumble. Il gioco base continuerà ad essere disponibile e i giocatori avranno accesso ad un Battle Pass gratuito da 500 livelli con 104 nuovi oggetti. Saranno inclusi tutti i contenuti Battle Pass dalla stagione 1 alla 3, oltre a tutte le ricompense disponibili per gli eventi. Inoltre, gli acquisti di Crash Coins saranno disattivati e i giocatori potranno usare le Crash Coins a loro disposizione per acquistare salti di livello per il Battle Pass. Cosa significa questo? Che Crash Team Rumble, come è ovvio che sia, non avrà più dopo questo aggiornamento roba nuova, quindi non avrà più skin, non avrà più personaggi, non avrà più banner, musica, arene. I server rimarranno aperti e sarà possibile giocare e sbloccare tutti i contenuti presenti nelle vecchie stagioni e anche nei vecchi eventi. Nel nuovo Battle Pass di questo ultimo aggiornamento, che chiameremo stagione 4 tra virgolette, avremo un Battle Pass non di 100 livelli ma di 500, che comprenderà tutto quello che c'è stato fino ad oggi, dall'uscita fino ad oggi, più 104 nuovi oggetti, che molto probabilmente saranno skin, banner e musiche. Sapete benissimo che fino a qualche tempo fa erano stati datamainati Tiny, Nina e Pinstripe, ma arrivati a questo punto non credo che li otterremo mai. Non sappiamo purtroppo quando Microsoft deciderà di chiudere i server e per quello potremo soltanto aspettare, però magari che ci facciano finire i 500 livelli del Battle Pass. Reputo che sia un peccato che chiudano così in fretta, ma c'è anche da dire che questo gioco è morto già da quando fu annunciato. Non fraintendetemi, mi sono divertito, mi sono annoiato e poi mi sono di nuovo divertito, sia da solo che in compagnia, ma non mi è mai sembrato un titolo su cui Activision Publishing puntasse molto, e lo si può notare anche dal marketing che c'è stato, ovvero nullo. Non c'è stata una grossa spesa lato sviluppo, perché palesemente è un riciclo di assets di Crash 4 e di Reignited Trilogy, quindi non avranno speso tanto, però potevano anche spendere un tantino in più per far conoscere meglio il gioco, per presentarlo meglio, anche perché l'opinione generale è che è un gioco che non funzionava. Molte persone non erano invogliate neanche a provarlo. Quindi, se già un gioco fallisce in questo a darti curiosità, c'è qualcosa che non quadra. È un peccato perché era un gioco con tanto potenziale che poteva durare per parecchi anni, ma a quanto pare Crash con i giochi multiplayer online non va molto d'accordo. Abbiamo vissuto una cosa simile con giochi di ben altro spessore anche dal lato di critica come CTR Netherfield, abbiamo vissuto la stessa identica cosa con quell'agglomerato di fanservice e microtransazioni che era Crash on the Run, e adesso lo stiamo vivendo con questo, con Crash Team Rumble. È un peccato perché è l'unico spin-off che cercava e riusciva a prendere il gameplay classico, il platform, proponendocelo in nuove salse piuttosto che prendere i personaggi della serie e metterli su kart, pogo e quant'altro. Un vero peccato, poteva essere sfruttato meglio tutto questo. Una piccola cosa che voglio aggiungere in post produzione con questo microfono davvero eccellente è che io personalmente, dopo l'annuncio della fine degli aggiornamenti, non avrei tolto l'acquisto delle monete Crash e avrei reso Team Rumble un free to play. Qualsiasi cosa fatta dopo queste due scelte sarebbe stata soltanto vantaggiosa per l'azienda. Togliere l'acquisto delle monete Crash significa semplicemente che l'azienda non vuole dare a Crash Team Rumble una possibilità di guadagno monetario, e questo significa che i server non dureranno a lungo. Scelte poi scellerate come quella di fare 500 livelli del Battle Pass e soltanto negli ultimi livelli mettere delle cose effettivamente nuove, come delle skin effettivamente belle, sembrano robe fatte apposta, ma non ne vedo il motivo. Penso che il tutto sia stato fatto in fretta e furia,
sia dal fatto io e Svolbobo di diventare indie, sia alla chiusura di Rumble fino a questo Battle Pass, e non abbiano nemmeno pensato a come rendere le cose in modo migliore. È molto più probabile che si tratti di una svista, il che lascia intendere che c'è stato davvero poco pensiero nel fare queste cose in questi ultimi giorni. Perché Crash Team Rumble non otterrà più aggiornamenti? È presto detto. Il 29 febbraio sul blog di Toys for Bob, lo studio annuncia di essere diventato uno studio indipendente. Cosa significa studio indipendente? Che non sottostà più a aziende grosse, in questo caso come Microsoft ed Activision, e quindi si sostenterà unicamente su se stessa. Il comunicato ufficiale di Paul Yan ed Avery Lodato sul blog reca: siamo entusiasti di annunciare che Toys for Bob si sta trasformando in uno studio di sviluppo di videogiochi indipendente. Nel corso degli anni abbiamo ispirato amore, gioia e risate per il bambino interiore di tutti i giocatori. Siamo stati pionieri di nuove IP e tecnologie hardware in Skylanders. Con Spyro Reignited Trilogy abbiamo alzato il livello qualitativo delle migliori remasterizzazioni. Abbiamo portato Crash Bandicoot a nuovi livelli innovativi e acclamati dalla critica. Con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, crediamo che sia giunto il momento di portare lo studio e i nostri giochi futuri ad un livello superiore. Questa opportunità ci permette di tornare alle nostre radici, di piccolo studio e agile. Per rendere questa notizia ancora più eccitante, stiamo esplorando una possibile partnership tra il nostro nuovo studio e Microsoft. Anche se siamo agli inizi dello sviluppo del nostro prossimo gioco e siamo lontani da qualsiasi annuncio, il nostro team è entusiasta di sviluppare nuove storie, nuovi personaggi e nuove esperienze di gioco. I nostri amici di Activision e Microsoft sono stati estremamente favorevoli alla nostra nuova direzione. E siamo certi che continueremo a lavorare a stretto contatto per il nostro futuro. Quindi tenete le corna alzate e gli occhi aperti per ulteriori notizie. Grazie alla nostra comunità di giocatori per averci sempre sostenuto durante il nostro viaggio. Non vediamo l'ora di condividere gli aggiornamenti sulla nostra nuova avventura come studio indipendente. Ci sentiamo presto. Come avete potuto notare, nello stesso comunicato ufficiale, Toys for Bob ci annuncia che stanno sviluppando, sono ancora nei primi giorni, un nuovo videogioco. Che possa trattarsi di Crash o di Spyro è ancora azzardato, nonostante molti pensino che comunque si tratti di Spyro perché tenete le corna alzate, il loro banner che è viola con degli intagli di gemme, il fatto che Activision pubblichi continuamente post su Spyro, nonostante siano comunque fanart, sembra mantenere vivo l'interesse il distributore. E onestamente direi che i tempi sarebbero pure adatti visto che è l'anno del drago. Il punto focale, secondo me, di Toys for Bob, che attenzione, buon per loro che siano diventati indipendenti, ottimo così, non vedo l'ora di vedere i vostri prossimi giochi, è che in questo modo il futuro è molto nebuloso per Crash e per Spyro. Perché nonostante adesso siano diventati indipendenti, si siano staccati da Microsoft, adesso stanno cercando una partnership con Microsoft. Il motivo? Perché a questo punto non stare direttamente con Microsoft piuttosto che uscire e cercare una partnership? Secondo molti, tra cui Jez Corden, ovvero una persona di fiducia, diciamo così, del mondo Microsoft che ha spesso teaserato e leakato diverse cose del mondo della X verde, questa mossa conviene anche per Microsoft perché in questo modo possono dare un determinato budget allo studio senza pagare i dipendenti in quanto non loro dipendenti. Certo, poi dice anche che secondo lui Toys for Bob sta sviluppando un nuovo Spyro, sempre per i motivi poco prima citati, ma restano soltanto voci. Il punto secondo me è che da quando si è unita Activision a Microsoft ci sono state soltanto brutte notizie per noi. Toys for Bob dapprima è stata più che dimezzata. Poi hanno chiuso gli studi di Toys for Bob. Quindi quei quattro gatti si sono ritrovati anche senza uno studio vero e proprio. Sembra quasi che li abbiano invitati alla porta. E penso anche che saggiamente Paul Yan ed Avery Lodato abbiano pensato: o diventiamo indipendenti, oppure questi qua ci mandano a casa, chiudendoci completamente. Quindi, onde evitare una sorta di Radical 2. Nonostante Radical sia ancora viva e non capisco che cosa stia facendo dal 2012 ad oggi, boh, hanno deciso di diventare indipendenti. Diventando indipendenti, però, che cosa succede? Facciamo un attimo i pro. Il pro di essere indipendenti è che adesso potranno cercare, completamente di loro volontà, nuovi colleghi, nuovi posti di lavoro e allargarsi quanto vogliono. Hanno un curriculum di tutto rispetto, hanno fatto giochi che hanno venduto e sono stati acclamati dalla critica, specie in questi ultimi
10 anni. Di conseguenza saranno posti molto ambiti per far parte di quello studio. Secondo Pro, la loro creatività adesso potrà essere utilizzata verso altre IP, potrebbero essere anche Nintendo, Sony, etc. Il che non è male. I contro, però, da fan di Crash, sono quelli. Se Microsoft li ha lasciati andare, vuol dire semplicemente, la logica mi porta a pensare questo, che Microsoft non è che ci punti più di tanto a Crash e Spyro. E non è una bella cosa. Perché mettiamo caso che Toys for Bob adesso stia facendo tutt'altra roba, tutt'altri progetti. Chi resta sotto l'ombrello di Microsoft a poter sviluppare un gioco come Crash, un gioco come Spyro? Binox? Sì, ma chi ce lo dice che Binox impiegherà il suo tempo e la sua forza lavoro su Crash e Spyro e non su Call of Duty? Bisognerà vedere i prossimi mesi, i prossimi anni, perché è tutto nebuloso. Adesso qualsiasi studio Xbox può prendere questa IP e lavorarci sopra, a meno che Microsoft non vada di outsourcing, ovvero chiamare uno studio esterno a quelli di Xbox Studios e far lavorare loro. Il punto è che c'è una sorta di maledizione con Crash. Crash ha questa sorta di maledizione che vuole che per più di 2 anni uno studio non possa occuparsi di questa IP. È successo con Traveller's Tales, è successo anche con Vicarious Visions nei tempi del Game Boy Advance, è successo con Radical, ed ecco che torna di nuovo a succedere con Toys for Bob. Cosa crea questo? Questo crea discontinuità, perché se il prossimo gioco di Crash, qualora dovesse mai uscire, perché c'è sempre questo punto interrogativo, non lo facesse Toys for Bob, per dirne uno, potrebbe anche farlo Binox pur mantenendo il design di Toys for Bob. Quanto scommettiamo che il gioco sviluppato da un altro studio che non è Toys for Bob avrà design differenti, magari più tendenti al classico, come in Saint Trilogy, ma comunque differenti rispetto al gioco precedente? Io sono favorevole ai cambi di design, che vadano però a cicli, non da gioco a gioco, e stiamo andando, mi sa, a ripercorrere un errore visivo e continuativo che ci siamo portati dal 2001 fino al 2008, ovvero ogni singolo gioco di Crash aveva un design differente, sempre. Chi meno marcato, come Tuok, CNK, chi ai più marcati, con il primo redesign più stiloso, tra virgolette, di Twin Sanity, fino a stravolgimenti totali come Titans e Mind Over Mutant. Io credo che la serie di Crash abbia bisogno di stabilità, e per avere stabilità c'è bisogno di uno studio che ci creda dietro. Anzi, più che uno studio, perché sono sicuro che comunque gli studi si impegnino a fare i giochi che fanno, ha bisogno di un'azienda dietro che ci creda, più o meno come Sonic, più o meno come Mario. Perché se c'è un'azienda che ci crede, che punta, che colpisce, che batte il ferro finché è caldo, allora potremmo dire effettivamente che cresce in buone mani. Al momento, da questa acquisizione in poi, non mi sembra che ci siano invece notizie molto belle, molto positive per la serie di Crash e di Spyro. Quindi, da un lato mi auguro che già qualcuno stia pensando al futuro di Crash, magari sta sviluppando qualche altro gioco, non lo so, o magari è proprio Toys for Bob che chiederà l'IP in outsourcing pur continuando a essere indipendente, sviluppando sempre giochi per Microsoft come Crash e Spyro. Non lo so, onestamente ho tanti pensieri in testa e nessuno di questi è propriamente positivo, e non capisco chi pensa che tutte queste notizie possono essere positive. Però una cosa ve la posso dire: per favore, evitate di dire che Crash Team Rumble ha ucciso la serie. Ragazzi, madonna. Crash Team Rumble, sì, ok, è stato un flop, ma per quanto è costato, non ha colpito niente. Se addirittura serie videoludiche non muoiono con giochi principali che floppano malamente, vedasi Spyro and the Dragonfly e tanti altri esempi che al momento non mi sovvengono, perché un piccolo spin-off deve rovinare una serie? Dai, quando si sbaglia qualcosa non si cancella tutto, bensì si va a sistemare quello che non ha funzionato, cercando di presentare qualcosa che al pubblico piaccia, così da continuare a fare soldi. Annullare tutto non ti porta soldi, e penso che questa sia una cosa logica. In ogni caso, fatemi sapere voi che cosa ne pensate del futuro di Crash, del futuro di Spyro, e che cosa sta facendo Toys for Bob.
qui sotto nei commenti. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci vediamo ad un prossimo video, crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot! E che Dio ce la mandi buona! Quando c'è stata tutta l'acquisizione noi pensavamo adesso Toys for Bob farà Banjo, farà Crash 5, farà Spyro 4, 5, 6, 7, 8... E invece... ha fatto... Vorrei piangere, però rido.